Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, la mia postazione è un po' diversa, però se avete visto lo scorso video capirete il perché, ovvero c'era troppo sole, quindi sono rimasta in questa posizione. Ok, allora, oggi sono tornata qua su un video sul Canada. Volevo iniziare, in realtà questo video avrebbe dovuto far parte di una nuova rubrica che io volevo chiamare Drink With Me, dove spillo il vino sulle cose che non funzionano per niente in Canada e nel frattempo bevo l'alcol. Solo che non so se YouTube mi accetti una cosa del genere, però sarebbe molto divertente perché mi piace l'alcol, mi piace spillare il tea, il vino in questo caso. Bene, quindi fatemi sapere se la cosa può interessarvi. Saranno dei video molto rant, quindi saranno dei video dove io mi lamento di tante cose, quindi se non siete super sensibili alle persone che si lamentano, fatemi sapere nei commenti e io inizierò questa nuova rubrica. Allora, prima di tutto, se siete nuovi qua, benvenuti. Mi dispiace che questo sia il primo video che voi stiate vedendo. Se non siete nuovi qua, benvenuti di nuovo, carissimi, dolcissimi, amori miei, non sono ubriaca, giuro. Sì, insomma, se avete voglia di iscrivervi, se avete voglia di seguirmi su Instagram, tutte quelle cose là che la gente solitamente dice, che magari alle persone non frega un cacchio. Ecco, perfetto, bene, passiamo al video. Allora, oggi parleremo della sanità in Canada. Parleremo di una cosa che è overrated nel mondo. Perché la gente parla come se il Canada fosse l'unico paese con la sanità gratuita. Raga, e in Italia pure. Cioè, vabbè, non importa. Adesso parleremo di come funziona la sanità in Canada. Io vi parlerò della mia esperienza, quindi vi prego, quando io dico mia esperienza, significa quello che io ho dovuto fare, quello che io ho fatto, quello che io sto facendo, eccetera, eccetera. Però vi darò anche delle informazioni generali, mettiamola così. Allora, prima di tutto io sono arrivata in Canada nel lontano 2015, fine 2015, e giustamente da studente italiana il Canada non ha alcun accordo con l'Italia, perché mai dovrebbero avere un accordo con l'Italia? Boh. Quindi diciamo che io da studente internazionale dovevo pagare una caterba dei soldi per l'università e poi dovevo pagare una caterba dei soldi per avere l'assicurazione obbligatoria. Quindi io quando sono venuta come studente per me era obbligatorio avere l'assicurazione sanitaria e no, non potete venire con l'assicurazione sanitaria italiana e no, non potete fare un'assicurazione che valga per l'Italia quando venite come studenti. Se venite come lavoratori potete farlo, solo che io non l'ho mai dovuto fare, quindi non saprei darvi le informazioni giuste su quella cosa. Quindi io sono venuta in Canada, avevo la mia bellissima assicurazione sanitaria che pagavo $1000 all'anno. $1000 all'anno. C'è il mio conto bancario che piange in sottofondo. Quindi ho fatto 2 anni di università, quindi ho pagato 2 anni di assicurazione sanitaria. E vi dirò una cosa, è stata utile quanto è stata non utile. È stata utile perché io avevo letteralmente l'ospedale sul campus, cioè io uscivo dalla mia lezione e potevo avere un malore e c'era l'ospedale lì in fronte. Quindi questa è una cosa meravigliosa. Sono stata male un paio di volte, male da tipo da ospedale, quindi sono andata appunto sulla clinica del campus ed è stata bellissima come cosa, nel senso che come in Canada tu ci metti 76 anni per avere un medico di famiglia. Figurati se sei uno studente straniero con assicurazione sanitaria dell'università, pure peggio. Bene, quindi io quando sono stata studente, quindi per 2 anni, ho avuto l'assicurazione sanitaria dell'università, che non è la sanità pubblica, non è la sanità pubblica canadese, è un'assicurazione sanitaria privata, mettiamola così. Quindi avevo inclusa le visite mediche, bla bla bla, non avevo e avevo il dentista anche, ma qua potevi scegliere se volevi il dentista o meno. Io l'avevo scelto perché la differenza di prezzo era veramente minuscola, appunto sono anche andata dal dentista e vi dico, in quei casi è stata veramente worth it, perché ho pagato pochissimo dal dentista pur facendo delle cose che mi sarebbero dovuto costare comunque milioni. Quindi è stata utile per questa cosa, però io non l'ho usata così tanto. Ho pagato 2 anni per andare boh 3-4 volte, sono andata una volta per fare la visita ginecologica, una volta per rinnovare la pillola, una volta per farmi i vaccini, 2 volte dal dentista, cioè insomma, le medicine ovviamente le dovevo pagare io, quindi non
non ero, perché non ero appunto con la sanità pubblica. Perché nella sanità pubblica, quando tu hai la carta, prima si chiamava carta sole, carte soleil, adesso non si chiama direttamente, hai le medicine gratis, almeno dovrebbe essere così. Però questa assicurazione che avevo con l'università doveva pagarmi la pillola e alla fine si sono rivelati di grandissimi stronzi e non me l'hanno voluta pagare perché hanno detto sì, perché no, la tua pillola in realtà non è nella lista di... vabbè, andate a fanculo. Quindi alla fine la pillola l'ho sempre pagata, ma alla fine vabbè, solo che appunto costa, mi costa $20 al mese, in Italia la pagavo 10 euro, vabbè sono sempre là, eh. Però so che in Italia ci sono anche quelle pillole che tipo paghi 2 euro. Cioè almeno so che se hai tipo delle detrazioni o robe simili, non so come funzioni, perché raga, io anche in Italia non ho mai usato gli ospedali più di tanto, o comunque la sanità. Non so un cazzo, va bene. Quindi fatemi sapere quanto pagate voi la pillola, perché a me viene da piagne. Quindi, dopo 2 anni che io sono stata studente, sono passata a essere lavoratrice. Sono stata senza lavoro per almeno 6 mesi, ma questi sono piccoli dettagli. Spill de vino, un'altra puntata questa. Quindi sì, io sono passata a essere lavatrice, sono passata a essere una lavatrice. Bene, quindi sono passata a essere lavoratrice e grazie a questa cosa ho ottenuto l'assicurazione canadese pubblica, yay, viva me! No. Allora, sì, ho ottenuto l'assicurazione pubblica, che appunto significa che se vai in ospedale puoi andare tranquillamente a morire, se finisci al pronto soccorso va bene lo stesso, se ti serve una visita medica al pubblico va bene, però te la daremo tra 78 anni, insomma cose simili. Il problema qual è? Il problema è che io tuttora, dopo un anno che io sono iscritta sulla lista del medico d'attesa, che sono iscritta sulla lista d'attesa del medico di famiglia, tuttora io non ho notizie, perché quando mi sono iscritta c'era scritto la tua attesa è di 526 giorni. A luglio dell'anno scorso. Che bello! L'unica cosa che può cambiare questa attesa è se rimani incinta o se viene fuori una malattia grave. Ovviamente spero che nessuna delle due capiti, perché no? Quindi diciamo che te la metti via. Questa è una cosa negativa del fatto dell'assicurazione in Canada. Il medico di famiglia è molto molto difficile averlo, quindi quando ti serve qualunque cosa, mori. Allora, ci sono delle cliniche, ok? Ci sono delle cliniche dove potete presentarvi senza appuntamento, dove potete tranquillamente prendere appuntamento online e presentarvi e farvi vedere da un medico. Qual è la cosa che frega? La cosa che frega è che è una rottura di coglioni! Cioè, se tu non hai medico di famiglia, ti devi un po' arrangiare. Quando prendi appuntamento c'è un sito, ok? Se siete in Canada e vi interessa, magari ve lo scriverò, o chiedetemelo se siete in Canada e vi interessa questa cosa. C'è un sito che si chiama Bonjour Santé, dove tu nel giorno stesso o per il giorno dopo puoi consultare se ci sono degli appuntamenti, dei buchetti liberi dove tu ti puoi infilare per fare una qualunque cosa. Io ho fatto questa cosa per farmi la prescrizione della pillola, perché giustamente non ho un medico di famiglia. È stata fastidiosa come cosa, perché devi pagare ogni volta che richiedi un appuntamento, devi pagare una cosa come $20. E vabbè, fin qua non è niente di che, non è grave la cosa, $20 non sono niente. L'unico mio problema è che quando hai bisogno di cose più, come si dice, più importanti, è molto difficile ottenere l'appuntamento per quella cosa. Vi do un esempio. Allora, io dovevo fare una visita medica abbastanza importante, dovevo fare una risonanza magnetica. Dovevo fare una risonanza magnetica e ovviamente ho scritto a questa clinica dove mi hanno dato l'appuntamento per un'altra visita medica, che era una visita per un'altra cosa che era più facile da ottenere. E ho chiesto, allora, io però devo fare questa risonanza magnetica, però non ho un medico di famiglia, come faccio? E mi hanno detto, ti attacca il cazzo! Sì, mi hanno detto proprio così, no, vabbè, no, non è vero, i canadesi sono molto carini. Praticamente mi hanno detto, prova a prendere appuntamento sempre sul nostro sito, tipo ogni giorno dopo le 7 puoi prendere appuntamento online, e prova a vedere un medico e vediamo se quel medico ti accorda questa risonanza magnetica.
Quindi non è neanche detto che io magari perdo una giornata di lavoro perché prendo un appuntamento a random che loro mi danno, perché questo non è un appuntamento che tu puoi scegliere, è proprio a random. E magari questo qua mi dice anche sì, però anche no. Quindi sì, diciamo che la parte negativa è proprio questa, il fatto di non avere medico di famiglia. Però vi dico, se voi arrivate qua e dopo aspettate un bebè, no prob, vi danno il medico di famiglia così. Però non capisco perché, cioè, non avete abbastanza medici o cosa? Cioè, non capisco, non c'avete medici, vabbè. Vi prego, se siete medici, venite in Canada, vi fate i medici, vi prego. Un'altra cosa della sanità canadese, e questo non c'entra con la sanità pubblica, io vi direi che la sanità pubblica comunque funziona bene o male, funziona abbastanza bene. Sono sicura che se io avessi un medico di famiglia, cioè, la mia vita sarebbe molto più semplice. Però anche per fortuna diciamo che non ho bisogno così spesso del medico, solo che ultimamente avrei voluto fare tante visite mediche riguardo a certe cose e me l'hanno un po' messo in culo. Ma noi non ci arrendiamo. Che eleganza. Doppia eleganza. Ciao patata. Un'altra cosa, e con questo chiuderò questo discorso, è il fatto che quando tu vai a lavorare, e parlo di lavori un po' più cool, tipo me, non farò un cazzo, di lavori tipo in aziende un po' più importanti, magari non il lavoro che facevo io da studente, dove non c'avevo niente, non avevo un'assicurazione sanitaria, avevo veramente tipo nulla, non avevo nulla, ecco, perfetto. Parlo veramente di magari di un lavoro nel pubblico, comunque di un'azienda importante, o comunque lavorate nel vostro campo, eccetera eccetera. Magari non sto parlando di essere, non so, lavorare al ristorante o lavorare come cassiera o queste cose qua. Magari anche in quel caso ci sono delle assicurazioni che il datore di lavoro può darvi, ma è molto raro in quei casi, non so perché. Comunque, anzi, forse è meglio così. Adesso vi spiegherò perché. Ho iniziato a lavorare in un posto da quasi 2 mesi, ok? Qua in Canada, io l'ho già spiegato, 3 mesi sono di prova, è sempre 3 mesi di prova, dopo 3 mesi c'hai l'indeterminato e niente, ti devono tenere anche se non vogliono. Quindi, cosa succede? Che dopo 3 mesi tu devi iniziare a pagare un'assicurazione privata, sì, privata. Tu c'hai l'assicurazione pubblica, ok? Che non paghi, grazie al Signore, però dopo, quando tu inizi a lavorare, loro ti scalano fotti dei soldi, perché tu devi pagare un'assicurazione privata oltre a questo, perché certe aziende, anzi la maggior parte delle aziende qua in Canada, sono obbligate a dover dare l'assicurazione ai propri dipendenti, perché se il dipendente si fa male durante il lavoro, anche se sta su una sedia in ufficio, tipo me, deve avere l'assicurazione. Questa cosa fa girare un po' i coglioni, perché dice: scusa, ma perché? Io ho l'assicurazione pubblica, cosa mi serve a me quella privata? Non si sa, non si sa, non l'ho mai capito, credetemi, non l'ho mai capito. E cosa succede? Che quando voi fate questa assicurazione, se siete conjoint, oddio, come si dice in... Se siete coniugi, si dice coniugi una persona che non è ancora sposata ma che vive insieme, sì, datemela buona. Se per caso tu hai questa assicurazione, e il tuo coniuge non ha l'assicurazione, tipo io e lui siamo considerati coniugi, ok? Siamo considerati coniugi perché non siamo ancora sposati. Quando saremo sposati, vabbè, saremo considerati sposati. Se io ho l'assicurazione ma il mio coniuge non ce l'ha, io sono obbligata a mettere anche lui sulla mia assicurazione, a mio nome, a mie spese, a me in money, perché sì, a quanto pare se tu sei in coppia, se hai una famiglia, tu devi mettere quelle persone sulla tua assicurazione privata, anche se non lo vuoi. La stessa cosa anche, quindi per esempio io adesso sono ancora con l'assicurazione di lui, perché mi sono messa io nella sua assicurazione, perché non avevo un'assicurazione prima e anche lui era obbligato, diciamo, a mettermi nella sua assicurazione. Quindi in questo caso, visto che io sono sulla sua assicurazione, non devo per forza pagare la mia di assicurazione al lavoro. Però c'è la fregatura, perché c'è una parte di soldi che tu paghi fin da quando inizi a pagare, a lavorare in un'azienda, ovvero quella sulla vita, una cosa simile, e poi c'è in mezzo l'altra cosa, tipo visite mediche, dentista, oculista, eccetera eccetera. Allora, l'oculista è l'unica cosa utile al mondo per queste assicurazioni private, perché appunto non hai molto sconto sugli occhiali, sulle visite mediche, eccetera eccetera. So che adesso voi in Italia riderete perché queste cose voi non le pagate, tipo la visita medica dell'oculista non la pagate.
E io pago, pago e poi la devo mettere sulla dichiarazione dei redditi. Oh mio Dio, mi viene mal di testa a fare questi discorsi seri da adulti. Aiuto. E niente, quindi diciamo che questa è una delle cazzate che io non reggo del Canada. Perché io devo avere un'assicurazione privata se ho quella pubblica, che tanto non la uso manco quella pubblica, perché io devo fare quella privata. Capisco che se un giorno qualcuno mi investe, giustamente... è bene avere un'assicurazione privata perché puoi andare da un privatista a farti seguire, qualunque cosa, quindi vabbè. Però l'assicurazione pubblica è gratis, perché io dovrei usufruire di quella, quella privata che comunque non mi paga, non mi copre 100% quando c'ho quella privata, quando c'ho quella pubblica. Ho detto solo privato e pubblico in questi ultimi 5 minuti. E niente, quindi questa è una cosa che mi fa molto imbestialire. Sì, io spero che questo video non sia stato confusionario come il mio solito e di non aver urlato troppo. Allora, bene, spero che avete capito tutto, che io vi abbia dato informazioni, però comunque se avete bisogno di informazioni fatemelo sapere, però purtroppo appunto se voi venite direttamente dall'Italia come lavoratori, io non so a chi dovete rivolgervi per avere l'assicurazione medica. Sono sicura però che se venite col working holiday dovete farla in Italia assolutamente, solo che non so dove, mi dispiace. Però in caso c'è, se venite a Montreal c'è il gruppo che si chiama Italiani a Montreal su Facebook e potete magari fare anche tante domande lì, che c'è gente più esperta di me. Bene, io chiudo il video qua, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!